attributi della persona che sono individuali e universali, cioè individuali della persona in quanto tale e non alienabili, ma universali perché pensati come diritti uguali per tutte le persone senza alcun privilegio. Tornando alla domanda di origine, Palmacci dove ci porta? Ci porta verso la schiavitù o ci porta verso l'allontanamento dalla schiavitù? Io dico che se vogliamo la schiavitù, dobbiamo meritarcela. La schiavitù è una cosa seria, non la si acquisisce da un giorno all'altro, bisogna sudarsela, bisogna trovare qualcuno che si prenda completamente carico di noi e che disegni per noi un destino, e guardate che è una cosa seria che dobbiamo chiedere a un'altra persona nel momento in cui decide di essere nostro padrone. Tutto ciò però cosa comporta? Comporta un deciso distacco dalla condizione di cittadini, comporta un periodo di prova. Se vogliamo essere schiavi dobbiamo esserlo con convinzione, ma anche dimostrare un talento per la schiavitù. Non si diventa schiavi dall'oggi al domani, bisogna lottare con le unghie e con i denti per diventarlo. Dobbiamo affrancarci da questa situazione perniciosa dei diritti che ci hanno, che altri hanno lottato per darci e nessuno gliel'aveva chiesto in fondo. Parlo per provocazione ovviamente, ma mica tanto, tutti qui stiamo parlando per provocazioni, ma mica tanto. Questo percorso ha bisogno di una tappa intermedia. Prima di diventare schiavi per davvero, dobbiamo dimostrare di esserne degni e dobbiamo attraversare una fase intermedia, quella della sudditanza, passare dalla condizione di cittadinanza alla condizione di sudditanza. Allora, partiamo intanto dallo smontare la condizione di cittadini. Io da sociologo ho imparato cos'è la cittadinanza secondo quella che è la grande lezione seminale di Thomas Humphrey Marshall, che ci ha spiegato che è il profilo individuale più complesso dell'appartenenza ed è costituito da tre classi di diritti: diritti civili, politici e sociali. Però Marshall non ci dice una cosa: perché noi dovremmo essere cittadini? Essere cittadini è innaturale, è molto più naturale essere sudditi, avere una direzione che ci dica cosa fare e cosa non fare. Soprattutto essere cittadini significa davvero possedere la capacità di provvedere a se stessi. Quanti di noi hanno davvero questa capacità? È una gran fatica se ci fate. Se ci fate caso e se ci pensate bene, quanti di noi vorrebbero avere un Palmacci che ci dice cosa fare tutti i giorni, invece di capire da noi cosa dobbiamo fare tutti i giorni? Quanti di noi vorrebbero avere un Palmacci che ci dice cosa è giusto e cosa è sbagliato, invece di cercare di capire noi cosa sia giusto e cosa sia sbagliato? È una gran fatica. E tutto ciò, tutta questa fatica risiede nel fatto che qualcuno ci ha convinto che noi possiamo avere dei diritti. Sono una cosa faticosa. I diritti vanno conquistati, qualcuno ci ha detto di averli conquistati per noi, ma ripetiamo, noi non gliel'abbiamo mai chiesto. I diritti vanno difesi e la difesa dei diritti è una cosa faticosa. Bisogna mobilitarsi, bisogna marciare. I diritti vanno esercitati. Perché dovremmo esercitare i nostri diritti noi? Sono diritti perché sono facoltà, innanzitutto. La facoltà è anche il diritto a non esercitarli. Sono diritti perché scattano dei momenti in cui noi siamo chiamati a farli valere. Perché dovremmo farli valere? Se sono una nostra scelta, noi possiamo anche scegliere di non averli. Ora, tornando alla tripartizione marshalliana dei diritti civili, dei diritti politici e dei diritti sociali, lo stesso Marshall, nella sua lezione sulla cittadinanza, ci avvertiva di una cosa. C'è una grande differenza fra i diritti civili, di cui parlava anche Jacopo Fo, e i diritti politici da una parte e i diritti sociali dall'altra.
I diritti civili e i diritti politici sono quelli che in qualche misura sollecitano e promuovono l'autonomia dell'individuo. I diritti civili sono i diritti di libertà personale, quindi i diritti alla libertà, i diritti alla proprietà, i diritti a stipulare contratti, i diritti alla libera circolazione sul territorio di cui si è cittadini. I diritti politici ugualmente sono i diritti di autopromozione, il diritto di voto attivo e passivo, il diritto di associazione. Quindi questi sono dei diritti che vanno inquadrati come facoltà, possiamo avvalercene o no. Marshall però ci diceva un'altra cosa: i diritti sociali appartengono a un'altra natura, non sono facoltà, sono prestazioni che la comunità, lo Stato, ci eroga in ragione del garantirci uno standard minimo adeguato di dignità e di vivibilità. E quello che diceva Marshall stesso è che già l'introduzione dei diritti sociali nel profilo della cittadinanza aveva un effetto contrario rispetto a quello che era l'effetto dei diritti civili e dei diritti politici. Tanto i primi due avevano l'effetto di sollecitare l'emancipazione dell'individuo dalla comunità, tanto i diritti sociali hanno l'effetto di far ritornare l'individuo a dipendere dalla comunità, a dipendere da qualcosa che si sottrae alla sua libera volontà e lo rende in qualche modo un po' più suddito. E dunque già nel profilo della cittadinanza c'era una sorta di arretramento fra l'emancipazione verso l'individualità e la disemancipazione data dal ritorno alla dipendenza. E come sociologi della cittadinanza vediamo che al giorno d'oggi si parla di una nuova stagione dei diritti, i cosiddetti diritti culturali, i diritti dei gruppi, dunque i diritti dei gruppi etnici, i diritti dei gruppi religiosi, i diritti dei gruppi sessualmente diversi, ma ancora una volta stiamo parlando di diritti che vengono dati all'individuo non in quanto tale ma in quanto appartenente a un gruppo, diritti di disemancipazione. Ebbene, badate a questo, già il profilo della cittadinanza sta vivendo un'oscillazione del pendolo che procede verso la disemancipazione, essenzialmente verso la perdita della libertà individuale, verso la dipendenza dell'individuo da qualcosa. Allora, se la traiettoria della cittadinanza è questa, perché non dovremmo cominciare a rinunciare a questo profilo? Perché dovremmo continuare a essere ancora innamorati di questa cosa complicata che sono i diritti? Torniamo alla sudditanza. Torniamo a essere dipendenti da un sovrano, da qualcuno che ci disegna un percorso, ci dice cosa è giusto fare e non fare, qualcuno al quale noi possiamo affidarci senza avere la fatica di stabilire quale possa essere il nostro destino. Soprattutto torniamo a un'epoca in cui i nostri privilegi o semplicemente i nostri benefici dati dall'appartenenza a una comunità non erano il frutto di una lotta, non erano il frutto di un'affermazione, erano, come si diceva, le grandi costituzioni più o meno democratiche. Poi scopriamo che lo Statuto Albertino, la prima costituzione italiana, fu octogenarismo ottocentesco. Abbiamo le grandi costituzioni più o meno democratiche, poi scopriamo che lo Statuto Albertino, la prima costituzione italiana, fu octroyé. Questa parola che è intraducibile in italiano, si dice octriata, ma cosa significa in realtà? Significa che un re magnanimo, così illuminato, decise da un giorno all'altro di regalare ai suoi sudditi la Costituzione. E guardate quanto è bella questa cosa. Quanto è bello avere un sovrano che è così buono nei nostri confronti da regalarci qualcosa. Perché non dovremmo tornare a quello? E io sottolineo sempre, propongo che il nostro sovrano sia Palmacci, che ci possa ottriare tutto ciò che noi speriamo e che possiamo ottenere senza grandi lotte. Dunque dico, la via da seguire è questa. Vogliamo tornare alla schiavitù? Se ne può parlare. C'è un metodo, c'è una roadmap.
La schiavitù è una condizione individuale di gruppo difficile da realizzare, che dobbiamo meritare, dobbiamo essere degni del padrone al quale ci affidiamo, perché è lui che ci sceglie, è lui che ci disegna un percorso di vita e un destino. E dunque, per esserne degni, questa è la roadmap, dobbiamo attraversare un periodo di prova. Questo periodo di prova non può che essere un periodo di sudditanza. Rinunciare al profilo di cittadinanza, rinunciare ai diritti come dotazione nostra, farne invece qualcosa che ci viene ottriato, rinunciare a tutte le pretese di avere un profilo da cittadini che sia individuale e universale. Dobbiamo essere tutti diversi, assolutamente tutti diversi, nel senso che nessuno ha diritto agli stessi diritti. E soprattutto questo periodo di sudditanza deve avere una durata che non dipende da noi, ma semplicemente dal volere imperscrutabile del nostro sovrano. Dopodiché, finito questo periodo di sudditanza, al padrone piacendo, al sovrano piacendo, potremo serenamente entrare nella fase della schiavitù. Per cui la cosa che lancio io è che qui, per una meritata transizione alla schiavitù, noi dobbiamo consegnarci alla sudditanza subito. Ho concluso.